benvenuto in questo nostro on the road, naturalmente con mascherina insieme con me, con tutte le possibilità di incontrarci con altre persone. Dobbiamo metterci la mascherina per questo periodo Covid-19. Stiamo nel nostro on the road un po' diverso dal solito, sempre tra virgolette enogastronomico. Siamo nella rinomata città delle terme, non solo, anche medievale. Siamo nella città di Viterbo, siamo in questa zona non proprio centrale ma a ridosso di una strada verso il famoso Monte Fiascone, altre verso altre mete anche marine o anche montane o in Toscana, verso la Toscana, ma siamo qui, non vorrei dirlo, ma siamo anche dietro alle mie spalle c'è anche un cimitero, non vogliamo parlare negativamente. Ma apertura di questo porta, di questo cancello, verso cosa? Verso la positività, verso una ripartenza. Una ripartenza, un'apertura di una porta con pieni di sorprese, ma piene di persone che cercano per un loro pistop, un loro amare in questo senso del nuovo, nel cibo diverso dal solito, ma perché non diverso? Dagli anni 50, anche prima, fu questa nascita. Cosa è nasce negli anni 50 in America? Cosa? Un famoso marinoteca, si potrebbe dire, no, un hamburgeria che si chiama, e all'epoca chiamava anche Burger King, come lo voleste denominare. Allora, siamo in questo punto di riferimento di Viterbo. Vi faccio un piccolo passaggio per capire qual è il nostro percorso che sarà. Allora, intanto all'interno del locale che si trova in questo punto di riferimento ci dobbiamo usare la mascherina per entrare. Ci sono all'interno materiale anche per lavarsi le mani e avete anche a disposizione naturalmente l'applicazione di King Pass per ordinare prima di entrare a questo ristorante. Avete a vostra disposizione un tavolino, a disposizione anche una persona che vi aiuta e il tavolino direttamente a voi, il panino, quello che volete, avete ordinato precedentemente anche da casa o in macchina durante un viaggio. Che cosa possiamo dire? Allora, abbiamo un po' di informazioni, andiamo a vedere un po' di informazioni un po' più dettagliatamente. Abbiamo anche un servizio di vettura per entrare in macchina e acquisire anche il cibo, la bevanda, il gelato, quello che volete, anche con il driver. Che cosa possiamo dire? Siamo nell'America in questo senso, del King, della re dell'America, di questo settore, di questo... Attenzione che c'è un'ape che è goduriosamente... Adesso mettiamo la mascherina per entrare, ma qualche importante punto di riferimento che da questo periodo di Covid-19, naturalmente siamo in fine agosto, questo servizio andrà per qualche giorno, lo vedrete, ma che cosa succede? Che avendo avuto problemi di apertura durante il lockdown era chiuso, che cosa è successo? Che anche le paure o altre cose hanno calato un po', non tanto la possibilità di far venire i clienti, o i clienti hanno deciso di non venire a prendere un panino o qualche cosa in questo fast food che si chiama Burger King. Che cosa succede? Abbiamo avuto notizie che ci sono stati un calo del 15-20%, però noi ci partiamo, apriamo le porte per acquisire, e anche loro, ringraziamo anche il direttore della questa sede, che è Valerio, che ci porta e ci porta a scoprire, a gustare e a testare questi panini per voi. Naturalmente il nostro sacrificio, ma perché sacrificio? No, è un gusto e no, diciamo di alto livello, sperando, e tra qualche secondo andremo dentro. A tra poco. Allora, sempre con la maschera entriamo, ma anche poi usciamo, possiamo togliercela, però in questo momento diamo una voce, portiamo una voce anche per chi durante un viaggio per andare, che ne so, ipotizziamo, no? A giocare al golf, a uno di questi che ci sono nella zona limitrofe,
sia che so in Toscana, un passaggio qui, potremmo intanto per stuzzicare il nostro appetito, potreste anche assaggiare dei snack un po' più piccanti, un po' di formaggio con ciapalapolos, non so come si pronuncia, ma una moto piccante, peperoncini piccanti e verdi, oppure che ne so, alette di pollo, anch'esse piccanti, con affiato naturalmente Coca-Cola o bevande analcoliche. Naturalmente è sempre offerto per voi, naturalmente, a gustarlo e fare un pit stop qui per Burger King. Intanto, per il solito, fuori dal vostro giro, non usate sempre ristoranti o bar, usate anche Burger King, il fast food, veloce, ma tanto, non troppo. Anche fare il drive-in, per il King Drive, naturalmente, e oppure farmi una fermata qui, anche usufruire della toilette o di una pausa, perché ogni 100 km un'ora di pausa, naturalmente, controllate benzina, controllate tutti i motori e tanto altro. A tra poco, un'altra fermata, un altro stop. Dove sta?